Nasce l'Abruzzo con una nuova identità turistica condivisa a Città Sant'Angelo, l'Identity Day, organizzato dall'assessorato al turismo, che segna un punto di svolta nella promozione del prodotto Abruzzo sui mercati nazionali ed internazionali, perché da un lato, esordisce l'assessore al turismo Mauro Di Dalmazio, in questo modo si evita la frammentazione della promozione dei singoli territori e dall'altro si dà invece un'idea unitaria del prodotto e della cultura dell'identità turistica di un territorio. E questa è la funzione principale del nuovo claim Abruzzo. Ma per fare questo è necessario un uso uniforme dello slogan che identifica il brand turistico dell'Abruzzo. Assessore Mauro Di Dalmazio, cosa vuol significare questa giornata? Vuole rappresentare uno strumento per rafforzare l'identità turistica regionale e renderlo realmente condiviso. Noi abbiamo sempre detto che attorno al claim, che poi non è altro che l'espressione di una serie di contenuti di proposta turistica che vengono fatti, di modo di essere, esprime anche sotto il profilo della campagna promozionale molto di più di un semplice claim. Abbiamo costruito una strategia promozionale, ma non avrebbe senso, non potrebbe portare a benefici se non ci fosse attorno a questi valori espressi dal claim, valori turistici, se non ci fosse una condivisione del mondo produttivo e del mondo istituzionale. Per cui oggi è una giornata in cui presenteremo, non firmeremo perché ci sono problemi amministrativi di tempi, ma presenteremo, cioè alcune amministrazioni hanno già adempiuto e altre no, presenteremo il protocollo d'intesa con le amministrazioni provinciali, con l'ANCI, con le associazioni di categoria finalizzate ad adottare l'utilizzo del marchio e del claim univoco, marchio turistico Abruzzo, su tutte le posizioni promozionali di queste amministrazioni, e affinché le associazioni di categoria sollecitino invece i propri aderenti ad utilizzare il marchio e il claim come veicolo identitario. Quindi tutti quanti diventiamo promoter dell'Abruzzo, di questa immagine dell'Abruzzo che si sta cercando di riformare attorno a quelli che sono i suoi valori turistici più veri, e devo dire che le risposte e i riscontri che stiamo avendo anche da alcuni mercati sui quali siamo andati a con i nuovi claim, con una nuova proposta turistica, sono riscontri di apprezzamento e anche di interesse.